Sì, la divisione Heritage nasce proprio per connettere passato, presente e futuro. Come si dice, chi perde la storia perde anche la capacità di farla, ed è proprio vero per i nostri marchi, cioè per quello che sono e rappresentano in termini di background, di popolarità. Ogni vettura prodotta, ogni progetto, dai motori al design, all'entrare nella vita delle persone, è disseminato di capolavori per i marchi Abarth, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, che ci occupiamo. Questo stand rappresenta molto bene la nostra attività molteplice, è un'attività fatta sulla valorizzazione dei prodotti, delle persone e dei progettisti. E quindi al centro abbiamo messo una Fiat del 1908, che è la S61, che vinse il Gran Premio d'America, motore a 4 valvole per cilindro e doppia accensione già in quel periodo. È una vettura da corsa restaurata in azienda, con la capacità quindi di raccontare cosa succede nell'azienda anche nei confronti di un patrimonio di così tanto valore. E poi gli anniversari dei 30 anni, dalle vittorie, qui parliamo di persone, Michi Biasion, Nicola Larini, Tiziano Siviero con il Giro d'Italia, dalla Delta Safari, la Delta quindi del 30 anni del Mondiale Rally, fino alla 75 del Giro d'Italia, 75X. E poi parliamo di vetture che restauriamo con le nostre mani e soprattutto che vogliamo offrire ai clienti come vetture rimesse a sistema dal costruttore, in questo caso le 224 Spider, io le definisco la prima e l'ultima della serie, addirittura una pre-serie di colore bianco, prodotta nel 66 ma venduta nel 67, quindi uno stock di prelancio della 124 Spider, e l'ultima prodotta all'epoca, quella con il marchio Pininfarina, la Spider America. In più le certificazioni, in questo caso di autenticità, che la casa Alfa Romeo offre agli appassionati possessori di vetture storiche, in questo caso un prodotto che diventa un prodotto di valore per chi vuole sapere dal costruttore le specifiche esatte della sua vettura se ancora ne è conforme, quindi un vero uso dell'archivio interno che facciamo anche rispettando il ruolo di tutti i registri e le associazioni che gravitano attorno alla casa costruttrice, un ultimo registro Alfa Romeo di cui sono anche presidente, che produce invece dei materiali di grande importanza nel dare valore legale e soprattutto di conferma dell'originalità sulle vetture, perché ha anche supportato dall'articolo 60 del codice della strada. Però per quanto riguarda invece il costruttore, i nostri dati d'archivio sono a disposizione per chi lo desidera e è al di fuori di questi aspetti legali e formali dei certificati. Sono come, diciamo, un bel regalo da fare all'auto.